Olivetti Logos 328. La calcolatrice Logos 328 venne prodotta dalla Olivetti a partire dal 1968. Il modello deriva dal personal computer programma 101, a cui venne eliminata l'unità di lettura delle schede magnetiche per l'elaborazione dei programmi. Alla progettazione collaborarono per la parte elettronica Pier Giorgio Perotto, Gastone Garziera e Giovanni De Sandre, e per il gruppo stampa e la tastiera Franco Bretti. Il disegno della carrozzeria, in materiale plastico e dalle forme originali, è caratterizzato da un parallelepipedo nella parte posteriore, contenente verticalmente le piastre elettroniche e la memoria a linea magnetostrittiva, e venne elaborato da Mario Bellini. La calcolatrice eseguiva le quattro operazioni, l'elevazione al quadrato, la radice quadrata, sconti e maggiorazioni, e venne dotata di tre totalizzatori. Il gruppo stampa utilizzava una stampante con velocità di 25 caratteri al secondo. Il modello sostituì le vecchie calcolatrici meccaniche delle serie Divisumma e Tetractis e permise alla Olivetti di entrare, anche se con qualche anno di ritardo rispetto alla concorrenza, nel mondo del calcolo elettronico.